Ciao ragazzi, qui è Wicked Witch e quest'oggi continuiamo il mio gameplay della Disney Legacy Challenge. Dunque, vediamo un pochino. L'unica sveglia in questo momento è Juliette. Sì, le ho cambiato i capelli perché con l'ultima Staff Pack sono usciti questi bellissimi capelli corti. Sarebbe tipo un caschetto lungo, un po' trasandato. Comunque è uscito in due versioni, quella con i colori, insomma, naturali, e quella con le mesh. Adoro, per esempio, questa versione con le mesh blu. L'adoro, è perfetta. Ragazzi, veramente, se questa sfumatura ci fosse in versione, non so, per i capelli lunghi o qualcosa del genere, veramente non desidero altro. Ma in ogni caso, vediamo un po'. Si è svegliato pure. David qui, e David ha il lavoro tra pochissimo, se non sbaglio. Vediamo un po' se infatti in 3 ore, per cui voglio vedere se ha fame. Non ha fame, per cui sì, lo faccio andare a leggere o qualcosa del genere. Voglio vedere gli altri come stanno messi con i lavori. Ok, perfetto. Georgiana e Jay stanno a posto. Il nostro caro Philip qui, magari quando si sveglia, il che succederà a momenti, in ogni caso si prenderà una giornata libera perché, voglio dire, è sabato prima di tutto. E poi, ok, e poi voglio celebrare il suo matrimonio con Cassandra, per cui, ecco, magari faremo questo insomma, questa puntata. Juliet, non ti azzardare a pulire niente. Anzi, vai a fare i compiti, perché no? Ok. Perfetto. Tra l'altro, questa casa, sento la necessità di cambiarla. Per cui ho già in mente un'altra casa. O magari, sapete una cosa? Magari la costruisco stessa io. Non lo so ancora, ma in ogni caso, credo che, non lo so, magari una volta che se ne andrà via di casa, o si sposerà, insomma, Philip e David pure, se non sbaglio. Magari, non lo so, credo di cambiare casa tutto qui. Non so in quali circostanze avverrà questa cosa. Comunque, oh mio Dio, si è svegliata la nostra Georgiana. Tra l'altro, i suoi capelli li ho eliminati perché, ragazzi, non volevo vederla calva, sinceramente, ecco, onesta. E poi perché, ieri mi sono messa a pulire il materiale personalizzato. Che è successo? Assolutamente nulla. Comunque, ho lasciato tipo 3 o 4 pettinature in tutto del materiale personalizzato. E alcuni vestiti. E la pelle e due rossetti, credo. Basta così. E le ciglia, ovviamente. Comunque, veramente, ho dimezzato la quantità del materiale personalizzato che avevo. Il che, non so, mi porta tipo a 50 MB, il che è pochissimo per i miei standard, però adesso sono contenta perché pian piano mi sto disintossicando. Disintossicando. Ok, Lady, non sai più parlare. Comunque, mi sto disintossicando ovviamente senza perdere la qualità e, insomma, lo stile, no, con cui mi piace vestire i miei simmini. Quindi, vediamo un po'. Philip, svegliati e usa il bagno. Ok, grazie mille. Dopodiché, Georgiana, perché ti senti imbarazzata? Non ho idea, però magari voglio vedere se c'è una torta in più, se ce l'abbiamo. Se no, magari Georgiana ne preparerà una. Ok. Oh mio Dio, c'è una torta bianca che però non posso prendere. Non fa niente, useremo la torta rosa per il matrimonio di Philip, perché quanto scale? In 9 ore credo di farcela, spero di farcela, ma in ogni caso, magari, ecco, magari Cassandra ha voluto una torta rosa e Georgiana qui gliel'ha preparata semplicemente. Tra l'altro pure mi sa che pure Jay Huntington e Georgiana prenderanno una giornata libera dal lavoro perché, voglio dire, è il matrimonio del loro figlio, ok? Devono esserci.
Ok, prendi un giorno di vacanza pure tu, caro. Perfetto, dunque, la torta credo che per adesso. Anzi, no, non andrà in frigo, andrà nell'inventario di Philip. Ok, sperando che, insomma, duri, ma no, vabbè. Vediamo un po'. Ok, già ha preso una giornata libera. Anche Giorgiana, spero. Spero vivamente. Ok, perfetto. E dunque, organizziamo questo matrimonio. Dove sta? Organizzo un evento sociale. Perfetto. Ok, vediamo un poco. Sì. Matrimonio. Gli sposini sono ovviamente Cassandra Goth e Philip. Vediamo gli invitati, ovviamente J. Huntington, Georgiana, David, Juliet, Georgiana II, Frederick, Bennett, Van, Sofia, Pierksen, perché no, Henry, Elizabeth e James Windsor. Perfetto, 12 invitati, wow. Il caterer sarà, non lo so, ne invitiamo uno esterno perché Georgiana deve stare lì e assistere alla cerimonia piuttosto che stare in cucina a cucinare. Ovviamente se ci sarà una cucina è un intrattenitore. Perfetto. Vediamo la location. Questa. Voglio dire, qui si sono sposati, se non sbaglio, James e non Sofia. O Sofia. Sì, James e Sofia, ma ok, questo è perfetto, non credo che si sia sposato qualcuno in questo lotto. Comunque, ragazzi, ci vediamo alla destinazione. Perfetto, vediamo chi si è presentato. Speriamo tutti, perché voglio dire, c'è. Oh mio Dio, Cassandra, sei carinissima. Davvero, vediamo chi c'è. Le due damigelle, ovviamente, Juliet è in bianco. Ok, al matrimonio di un'altra donna, ma voglio dire, è una cosa abbastanza comune in questo gameplay. Comunque, vediamo il lotto. Oh mio Dio, sono secoli, veramente secoli, che non celebro un matrimonio qui dentro. Comunque, mi sa che da quando ho aperto il canale non ci sono più entrata, però voglio dire, nei gameplay personali mi ricordo che lo usavo spessissimo. Comunque, mettiamo qui la torta. Perfetto, e senza perdere tempo voglio andare qui e ovviamente no, ok, David vai al lavoro, suppongo che non puoi prendere una giornata di festa, magari ci raggiungi dopo, ecco. Comunque, Philip, ok, andate, voglio solo vedere se si sono presentati. Ok, c'è un mixologo calvo, ok? È il cancro, ragazzi, è il cancro, ok? Nulla di cui preoccuparsi. Il caterer non c'è. Ok, perfetto. Mi sa che prima o poi dovrò mettere tipo un tavolo per il buffet o qualcosa del genere. Ma non è questo l'importante. Oh mio Dio. Perché la mia bambina qui è triste? Ah, perché ok, ha la socialità bassa. Perfetto, e non credo che tutti gli altri si siano presentati. Ah no, ok, qui vedo James e Bennett, dall'altra parte c'è Frederick e basta. Ok, suppongo che Elisabeth non poteva venire, suppongo, non lo so, non ne ho idea. Comunque. Dai, scendete dal piedistallo, per favore, dal gazebo. Suppongo che Georgiana Senior debba andare in bagno.
Oh mio Dio, c'è Elizabeth. Calva. What? Ok, non me l'aspettavo. Anche perché, voglio dire, gliel'ho cambiata la pettinatura. Oh mio Dio, Sofia. Quante donne in bianco, voglio dire, il matrimonio di Cassandra, in cui deve essere lei la protagonista, voglio dire. C'è Sofia, c'è Elizabeth e c'è Juliet. Tutte in bianco. A quanto pare le uniche due ragazze o donne che hanno deciso di avere rispetto per l'abito bianco della sposa insomma, sono le due Georgiana. Ok. Ok, Jay ha ricevuto i diritti d'autore, altre 8.000. Ok. Perfetto. Dove sta Filippo? Vai a tagliare la torta. Alla fine comunque si sono presentati tutti quanti, meglio così. Taglia la torta e portala alla tua sposa. Dovrei mettere i capelli a Elizabeth, magari lo farò per la prossima puntata. Non lo so ancora. Comunque. Sapete, sinceramente ancora non ho capito dopo 2 anni che gioco a The Sims 4, voglio dire come mai cantino la canzoncina del buon compleanno durante un matrimonio. Oh mio Dio, che ho fatto? Ok, non volevo farlo, però va bene così. Vediamo se il nostro caterer ha combinato qualcosa. Mi sa di no. Mi sa assolutamente no. Anche perché è Bob Pancakes. Sì, esatto. Perché non sta cucinando? Perché questa tizia è calva. Comunque, ragazzi, prendete una torta. Ok, non se lo fanno ripetere, insomma. Tutti quanti hanno preso la torta. Bello. Mentre Jay Huntington qui ha detto no, io non mangio torte, le torte sono, insomma, da femminucce voglio. Ordina un drink. Mentre Philip, che fine ha fatto? Ok, oh mio Dio, che carini, i due fratelli. Ciao Henry, oh mio Dio, c'è pure la sposa, ok. Direi che può parlare magari con Henry, in cui, insomma, Henry magari gli dirà, oh mio Dio, cosa hai combinato, che stai facendo? Il matrimonio è come se fosse una condanna all'ergastolo o qualcosa del genere. Non potrai più uscirne fuori, comunque. Non lo so, in qualche modo magari. Henry sta cercando di dissuaderlo perché fondamentalmente Henry è quello che, insomma, ha paura di impegnarsi qui in mezzo, per cui non lo so, ragazzi. Voglio dire, finora il matrimonio di Elizabeth è stato felice, il matrimonio di James è stato felice, ma voglio dire, Henry ha ancora dei dubbi, ok? Perché nessuno sta prendendo i drink? Voglio dire, ok, rubati il suo drink, suppongo. Oppure no. Però il fatto che il nostro caterer non stia cucinando, ma stia bevendo a nostre spese. Ok, voglio baciare Cassandra. Perché sì. Tra l'altro Cassandra può già trasferirsi a casa nostra, infatti. Credo che non appena torniamo a casa gli chiederò di tentare di fare un figlio. Oh mio Dio, bacia Cassandra, è tua moglie adesso? O quasi? Voglio dire, per favore, bacia. Allora, dai. Ah.
Sì, ovviamente. Henry dietro sta disgustoso. Amore. Anche se voglio dire, Henry è. Anzi, no, Henry non è sposato. Non è sposato, ha solo una figlia. E convive ovviamente con essa. Ah. Non me lo ricordavo. Però sì, in effetti è così. Giorgiana, ordina un drink, anche se. Ma sì, ordina un drink. Anche se voglio dire, non ha l'età per bere, Giorgiana, ma chi se ne frega. Ormai, voglio dire. Giorgiana, seconda Joaquin, ha tipo la faccia di una che sarà una cliente abituale dei bar vari. Anche perché no, non lo so. Non so come andrà a finire la sua vita. Sicuramente marito e tre figli, poi non lo so. Però veramente. Non. Ok. No! Ci hanno rubato il drink. Ok, questo è nostro. Non lo toccare. Oh mio Dio, che carini Sofia e James. Dopo tutti questi anni. Oh, giorni di matrimonio. Ok. Stanno ancora flirtando con loro figlio in mezzo, che magari. Non lo so, li guarda e pensa. Oh mio Dio, mamma, papà, imbarazzante. Ok. Ah, mi piace come appena, voglio dire. Non appena Giorgiana. Joe, voglio dire. Giorgiana seconda voleva prendere il suo drink. È arrivata sua madre e ha fatto: signorina, che cazzo stai pensando di fare? E fu così che. Ok, se lo sta bevendo Giorgiana prima il suo drink. Comunque, suppongo che Joe può andare a ballare a questo punto. Dai, quanti drink ci mancano? Sempre due. Giorgiana, bevi per favore. Ok. Oh mio Dio, che carini, madre e figlia che si abbracciano, voglio dire. Che bella famiglia, oh mio Dio, cibo. Ok, suppongo che. Ok, ordina del cibo. Ciotola di olive, perché no? Ok. Ah, poi vediamo un po', vediamo un po'. Jay ordinerà prosciutto e formaggio. Giulietta. Ordinerà le patatine fritte, perché no? Ok, ragazzi, mangiate. Così avremo loro e termineremo questo matrimonio e torneremo a casa, ovviamente. Ovviamente. Oh mio Dio, è enorme! Che bella vocina che ha! Juliet, anche se. Ok, abbiamo loro, ragazzi. Non mi interessa. Sto tornando a casa. Perfetto, vediamo un poco. Cassandra è a casa, tutti gli altri. Ok, sono arrivati. Perfetto, senza perdere tempo però, dato che magari Filippo e Cassandra sono venuti qui solamente per prendere alcune cose, no? Di Filippo e magari, non lo so, facendo le valigie, sono stati travolti dalla passione. Che ne so. Magari, ecco, faranno fichi fichi, cercano di fare un bambino, perché, voglio dire, devono procreare adesso che, insomma, sono sposati. Voglio dire, è normale, è naturale. Vediamo un po'. No, non nell'armadio, per favore. Non nell'armadio di David, anche se, voglio dire, David non è neanche a casa. Ciò che non vede non può fargli male, ma comunque. Oh mio Dio. Alexander, cosa vuoi?
vediamo. Tutti gli altri magari. Giorgiana si sente benissimo. Può pulire la casa. Anche perché vuol dire, tocca a lei farlo. Se non lo fa lei, non lo fa nessun altro. Mentre l'altra Giorgiana, Giorgiana prima, se vogliamo, andrà qui a dipingere. Vediamo Cassandra. Oh wow. Questa è dedizione, ragazzi, è dedizione. Comunque, ok, Cassandra, perché non... Oh, Eo. Sostituisci questa cosa. Eo. No, 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 Cassandra, 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 non andare al lavoro. Fai un test di gravidanza. Dov'è Cassandra? Oh mio Dio, che cavolo ha in testa? Che cavolo di lavoro fa? Perché voglio dire, se non sbaglio era... È una caterer. Cosa? Non era una caterer nella stagione precedente. Eww. Sai una cosa, Cassandra? Lascia il lavoro. Oh mio Dio. Ok, sì, la vita matrimoniale è questa. Voglio dire, lui che gioca nella vasca, lei che fa un test di gravidanza a casa degli suoceri, ovviamente. No, non ce l'hanno fatta. No. Ok, Philip, riprovaci. Ritenta, coraggio. Anzi, perché non andiamo di qua, per esempio? Non lo so, magari funziona meglio in un letto. Tra l'altro, voglio vedere. Quanti anni ha? Cioè, quanti anni ha? L'età di Cassandra. Tra 7 giorni diventa un'adulta. Mentre, ovviamente, Philip è molto più giovane, ma è normale, lo sapevamo. Nulla di nuovo. Oh mio Dio. Oh mio Dio, cercate di fare un figlio piuttosto di dedicarvi a queste stronzate. Gesù Cristo. Ah. Procreate? È quello che mi aspetto. Cassandra, vai qui. Ok, stanno procreando. Stanno andando a procreare. Non lo so. Non so se stanno andando. Mi piace come almeno Cassandra ha avuto la decenza di spogliarsi. Ok, David ha guadagnato dei soldi, Jay ha guadagnato dei soldi, perfetto. Fai un test di gravidanza. Chi è che sta chiamando Giulietta? Ok, qualcuno... Pff, oh mio Dio, Cassandra! Perché non riesce a rimanere incinta? Oh! Ok, ultima volta, se no non è destino che abbiano dei figli. Ma veramente è qualcosa di... Non lo so, magari perché siamo troppi in famiglia, voglio dire... No, non siamo troppi in famiglia. Un altro bambino ci sta, quindi non so perché faccia così. Cioè, voglio dire, wow. Dopo 2 tentativi, Cassandra non è ancora uscita. Magari possono adottare. Non ci ho pensato. Ok, facciamo così. Se Cassandra non esce incinta, neanche stavolta adottiamo un bambino. Perché voglio dire, in questo gameplay non ho ancora adottato nessuno, il che è strano perché mi piace adottare i bambini. Quindi, non lo so. Vediamo come va. Fai un test di gravidanza. Ok, non è destino che Cassandra non può avere bambini. Dopo 3 tentativi non è ancora uscita incinta. Sapete che vi dico? Dov'è il computer? Cassandra adotta un marmocchio. Coraggio. Come cavolo si adottano i bambini? Ah, pff.
Ok. Adotta un bambino. Anche se voglio dire. Voglio dire, l'adozione è un'opzione più che valida per una coppia che vuole avere dei figli. Volevo la sorpresa del maschio o femmina o quant'altro, ma mi sa che veramente non è destino. Quindi, Cassandra, scegliti un bambino. Coraggio. Ok, vediamo un poco. Shayna Darrell Dallas. Ah, vuoi dire, preferisco un neonato. Anche se sinceramente. Potrei anche scegliere un bambino. Che tra l'altro. Daryl è un nome maschile, mi sa che nell'algoritmo di The Sims, insomma, ci sono dei bambini con i nomi che sono specifici, no? Per un sesso o l'altro, come per esempio Shana è un nome femminile, Daryl è un nome maschile, ma c'è un bambino su tre che ha un nome neutro, per cui non si sa se è maschio o femmina, in modo che, insomma, non lo so, avere questa sorpresa, quella che dicevo io, per cui mi sa che adottiamo Dallas. Sì, voglio adottare Dallas. Magari le cambio o gli cambio il nome, non so se sia maschio o femmina. Maschio o femmina? Non lo so. Comunque. Ok. Cassandra è andata via a prelevare il figlio. Voglio velocizzare un poco anche perché questa puntata si sta prolungando anche fin troppo, per cui. Ok, abbiamo un nuovo membro dell'unità familiare, che non so, non ho la minima idea di dove stia. Mi è arrivata la notifica però, per cui non ci resta altro che aspettare l'arrivo di Cassandra, o il ritorno di Cassandra con il bambino. Ok. Continuo a non capire se sia maschio o femmina. Vediamo di randomizzare. Ok, è un maschio, cioè una femmina. È una femmina e la chiameremo Lilian, perché mi piace. Ok, Lilian Goth. Perfetto. E abbiamo la casa piena. Ragazzi, credo che voglio solo vedere dove sta il marmocchio. Ovviamente nella stanza dei nonni. Wow, che carina. Voglio vedere se si vede il colore degli occhi. Mi sa che sono castani. Va bene così, comunque. Niente ragazzi, credo che finirò qui la puntata. È stato un piacere parlarvi, se vi è piaciuto mettete un bel pollicione in su oppure iscrivetevi se volete seguire altri miei gameplay o volete ricevere le notifiche ogni volta che posto un nuovo video. E niente ragazzi, sono Wicked Witch e spero di parlarvi nel mio prossimo video. Bye bye!